ragazzi e bentornati su Peppe Vacca Collectibles con un nuovo video unboxing. Oggi sono qui con la TMS038 di Hot Toys, un double pack che contiene Nightmare Batman e Black Superman. Sono le prime due figure quindi che entreranno a far parte della mia collezione per quanto riguarda il DC Universe, quindi non vedo l'ora di scoprirle. Vedremo nel corso del video se sarà opportuno dividerlo in due parti, quindi parte 1 con una figura e parte 2 con la seconda, però intanto non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere subito l'unboxing. Iniziamo l'unboxing dalla scatola, ovviamente, che essendo un double pack è davvero enorme. Possiamo vedere intanto sul fronte della scatola questa illustrazione in bianco e nero resa davvero benissimo, con centrale il logo della Justice League, della Zack Snyder's Justice League, e sui lati le versioni Hot Toys, quindi di Superman, la sua veste black, la sua veste nera, e Nightmare Batman. Nella parte inferiore abbiamo ovviamente Nightmare Batman e Superman TMS038 in scala 1:6. Viste le dimensioni della scatola, ragazzi, provo a farvi vedere i lati che riportano il logo di Batman su un fianco e quello di Superman sull'altro. Nella parte posteriore i soliti avvertimenti. Adesso andiamo ad aprire la scatola e vi mostro le figure. Le due action figure si presentano davvero molto bene. Adesso andremo ad analizzare prima di tutto il nostro Batman. E accessori ce ne sono diversi, sono per lo più appunto per Batman. Abbiamo questo pack più altre cose come potete vedere, e un po' meno invece per Superman, che ha solo delle mani di riserva e poco altro. Quindi, come al solito, ragazzi, tirerò fuori dalla scatola tutti gli accessori e li analizzeremo insieme. Ed ecco qui tutti gli accessori di cui è dotato il nostro Batman Nightmare. Come possiamo vedere non sono tantissimi, ma tutti molto interessanti. Cominciamo come sempre dalla basetta, che basetta non definirei perché è un vero e proprio mattone, è enorme, è bellissima secondo me. Ma come al solito, voi sapete, non credo che la utilizzerò. È una sorta di rampa, appunto, con questo pattern che sembra quasi un pattern stradale, ruvido al tatto, e il logo Justice League bello grande sul fronte, sotto la classica targhetta cromata, in questo caso con Batman Nightmare. Alla prima occhiata pensavo che sotto fosse bella piena, invece presenta queste sorte di scalanature e di strutture, insomma, ma comunque risulta essere molto solida e affidabile, quindi io non credo che la utilizzerò per mia scelta, ma comunque è un'ottima basetta secondo me, forse un po' grande. Accompagnata alla basetta ovviamente c'è il classico stick che permette di sorreggere il nostro Batman, come al solito va messo in questa posizione, e questi ganci tra virgolette vanno messi sotto i gioielli di famiglia del nostro Ben Affleck. Andiamo avanti con la bandana che è possibile applicare al nostro Batman, niente di particolare, ovviamente ha il filo di ferro che permette la modellazione della bandana stessa, è in tessuto, un tessuto molto morbido al tatto, e mi piace molto che abbia questa sfilacciatura, insomma, che rende appunto l'idea dell'usura del tessuto, ok? Quindi secondo me è un bel pezzo. Avrei preferito qualche segno di weathering, diciamo, del meteo, un po' di sabbia, insomma, vista l'ambientazione in cui si svolgono le scene di questa versione di Batman, avrei preferito qualcosa del genere, ma va bene così. Stesso discorso vale anche
per gli occhiali, che possiamo vedere qui qualche segno c'è, ma sono principalmente impronte. Avrei preferito magari un contorno di sabbia, insomma qualcosa che contestualizzasse un po' di più questo Batman nell'ambientazione in cui opera, insomma. E ovviamente è possibile mettere questi occhiali al nostro Batman, alla nostra figure. Il cinturino è elasticizzato, quindi anche molto semplice da applicare senza dover sganciare la fibbia o altro. Quindi davvero ben fatti, ben realizzati. Come possiamo vedere qui sotto ci sono dei segni di weathering, come vi dicevo, e anche all'interno, ma secondo me non abbastanza. Andiamo avanti con i visi intercambiabili del nostro Ben Affleck, che sono questi due. Possiamo cambiare, quindi ovviamente non è possibile non è avere la testa del Ben Affleck, l'head sculpt, senza cappuccio, ma possiamo solo andare a cambiare appunto la bocca e il mento, quello che vediamo in questo momento. Possiamo trovare quindi, a differenza della bocca che c'è adesso, quindi seria diciamo e completamente chiusa, possiamo sostituirla con questa bocca semiaperta, in cui è da apprezzare davvero il dettaglio del painting e dello sculpt di tutti i vari denti, ragazzi, che sono scolpiti uno a uno, quindi ottimo lavoro Toys. Il neo che possiamo vedere da questa parte ed anche la resa della barba, davvero secondo me un ottimo pezzo. Stesso discorso possiamo fare con l'altra alternativa, questa volta a bocca aperta. Anche qui colpisce molto il dettaglio della scultura interna, come potete vedere anche la verniciatura della lingua, dei denti, è davvero piena di dettagli e quindi complimenti. Anche qui la resa ovviamente della barba e il neo, quindi con questi ci può dare il nostro Batman l'espressività che desideriamo. Andiamo avanti con le mani, ragazzi, che sono delle belle manone, belle cicciotte, quindi davvero ben realizzate. Ne ho presa una, ovviamente ci sono due paia, queste due sono uguali, mano diciamo aperte, mani aperte scusate, e poi due mani destre per l'impugnatura delle armi che vedremo fra poco. Il dettaglio di queste mani è classico Toys, quindi davvero ben fatti. I guanti, vediamo che segni un po' di usura dei guanti, e il materiale, sebbene ovviamente è plastica, sembra rendere molto bene l'idea della pelle del guanto. Andiamo avanti con il binocolo che si presenta appunto come un normalissimo binocolo. Anche qui non vedo segni di usura o segni dati dalle condizioni meteorologiche, quindi niente sabbia, niente effetti. Questa cosa un po' mi dispiace. C'è questo dettaglio della lente graffiata, quindi lì magari sono stati bravi ad aggiungere questo dettaglio, ma avrei preferito qualcosa di meglio. Cinturino, ovviamente, per poterlo mettere al collo del nostro Batman, è in pelle. Non sembra essere particolarmente delicato, ma comunque farei molta attenzione nel suo utilizzo. Andiamo avanti con i pezzi che secondo me sono i più belli e anche i più utili come accessori. Vediamo questa pistola, davvero ben realizzata. Possiamo vedere appunto le placche diciamo del calcio, che sono di questo argento con queste viti, con dei dettagli assurdi che sono scolpiti, guardate tutte queste piccole parti, e si sentono appunto anche al tatto essendo scolpite, quindi è davvero un ottimo dettaglio di questa pistola. Anche qui qualche segnetto, qualche graffio che rendono il tutto più realistico, ed è veramente un ottimo esemplare.
una pistola in scala 1 a 6 così ben realizzata, davvero, forse, a parte ovviamente quelli di Star Wars, che però sono blaster un po' differenti, insomma, non l'avevo mai vista. Stesso discorso per questo fucile, una sorta di AK-47, che è quello utilizzato appunto da Batman, che è molto dettagliato anch'esso. Anche qui avrei preferito qualcosa in più per quanto riguarda il weathering, però va bene. Allora, abbiamo innanzitutto il calcio, che può essere piegato, possiamo vedere da questa parte comunque non c'è nulla, e un dettaglio molto importante e molto figo da vedere è la carta che il Joker dona al nostro Batman. Non voglio fare molti spoiler, poi magari se volete ne parliamo qui sotto nei commenti, ma questa cosa in realtà non è molto veritiera, e chi ha visto Justice League mi saprà dire il motivo. Comunque, andiamo avanti, possiamo vedere, guardate i segni, vari segni un po' di ruggine, quindi questo è reso davvero molto bene. Possiamo vedere la tacca di mira che può essere spostata lungo il fucile, il foulard ben legato nella parte anteriore, e il caricatore che può essere, con un po' di forza, può essere rimosso. Nota dolente, non c'è nessun proiettile all'interno e non l'hanno nemmeno scolpito, insomma, vabbè, qui magari si poteva fare qualcosina in più, ma sono dettagli, ragazzi. Quindi, questo fucile, comunque vediamolo anche dall'altra parte, davvero davvero ben fatto secondo me. Guardate anche la resa del nastro adesivo, davvero un gran bel gioiellino. È il momento ora, ragazzi, di andare ad esaminare più nel dettaglio il nostro Batman. L'abbiamo già visto prima fuori dalla scatola, ma ora, vedendolo meglio, ragazzi, questo sembra essere davvero un altro piccolo grande capolavoro da parte di Hot Toys. Rispetto alla versione precedente, la 1.0, quella tratta da Batman v Superman, direi che i passi in avanti sono stati diversi. A cominciare appunto dalla muscolatura, dal cappotto e dalla resa dei pantaloni, tutto quanto sembra aver subito un netto miglioramento. Cominciamo infatti dall'head sculpt, che va a ritrarre alla perfezione quello che è il cosiddetto Batfleck, lo sguardo, la consistenza del cowl, del cappuccio, ecco, è veramente sensazionale. Guardate anche la forma vista lateralmente, visto di profilo, davvero ottimo lavoro Toys. Come possiamo vedere, anche questa era la prima delle tre possibilità, appunto, di cui vi accennavo prima nella sezione accessori. È possibile rimuovere questa parte, adesso non la tolgo, ma come vedete si stacca abbastanza facilmente, è possibile sostituirla. Qui possiamo vedere appunto il foulard reso davvero bene, con questo sfilacciamento del tessuto che rende il tutto molto più realistico, e guardate la muscolatura di questo Batman, come è resa davvero alla perfezione. Guardate anche il logo di Batman, che stavolta è ben visibile rispetto alla versione precedente, in cui era un po' più nascosto, e il tessuto, non so se riuscite a vederlo, ma la muscolatura è resa davvero bene, è fatta di un materiale abbastanza morbido, una plastica gommosa, che rende il tutto davvero molto molto realistico. Parliamo invece del cappotto che ha subito appunto un ulteriore upgrade, che non è più in pelle finta, ma è un materiale un po' differente, ovviamente è pieno di fili di ferro per poterlo modellare come più ci piace, insomma, nel posing, e di un materiale, dicevo, che non è pelle finta, quindi ottimo lavoro, perché con il tempo spero e credo che non dovrebbe rovinarsi, ma questo ve lo saprò dire soltanto fra qualche anno.
Ottima comunque la resa, molto, sta molto bene addosso al Batman. Vedo qui un filetto sporgente che andrà sistemato, ma per il resto, ragazzi, davvero un ottimo pezzo. Andiamo avanti con i guanti, quindi abbiamo qui le classiche bende che vanno a ricoprire il guanto di pelle di Batman. Questa parte è molto tagliente, spigolosa, quindi ben realizzata. E scendiamo invece verso la cintura, cintura che stavolta è mobile, quindi non dà fastidio, ma allo stesso tempo ancorata, quindi da non dare appunto fastidio nel movimento. Ok? Quindi le varie sacche, le varie tasche sono mobili, ma la cintura rimane lì, quindi ben fatto. Poi abbiamo quest'altra cintura sempre in tessuto, diciamo quella che permette al cosciale con la fondina di rimanere in sezione, anche questo in tessuto, davvero ben realizzato, fondina che è bella rigida come dovrebbe essere e permette appunto l'inserimento della pistola. Oh, bellissima! Mi piace molto che c'è una sorta di, come vedete, un sistema di incastro come nelle reali fondine, guardate, tac, che permette alla pistola di rimanere lì e di non ballare, cosa che abbiamo visto in altre figure. Poi andiamo avanti con i pantaloni che rimangono in tessuto con le varie cuciture in vista, davvero fatte molto bene. Qui c'è un filetto rosso, ok. Le ginocchiere e gli stivali, anche questi in una plastica diciamo morbida, simil gomma, e ovviamente la chicca è che possiamo finalmente muovere le caviglie, quindi gli stivali non sono un unico pezzo. E poi nel momento in cui andiamo a mettere la copertura, quindi la parte alta dello stivale a coprire la caviglia, lo stivale comunque rimane, sembra essere un unico pezzo. Quindi non si vede il netto taglio, insomma. Quindi davvero sono molto felice. Non pensavo che avesse una qualità del genere questa figura, ragazzi. Soprattutto in vista del fatto che si tratta di un double pack. Quindi complimenti Hot Toys, sono davvero molto felice, anche perché l'ho presa ad un prezzo straconveniente, quindi ancora più contento dell'affare fatto. Andiamo a vedere un po' le articolazioni al volo, è possibile muovere la testa in su, in giù e anche lateralmente come al solito, spalle è possibile muoverle, c'è l'articolazione a farfalla, gomiti possono andare oltre i 90 gradi, c'è una rotazione del busto abbastanza limitata, però essendo il materiale abbastanza plastico è possibile comunque muoverlo un po', gambe. Anche queste con un'articolazione un po' rigida, ma è comunque possibile muoverle, aprirle, eccetera. Però io sto facendo molta attenzione perché ho paura per il tessuto dei pantaloni. E stesso discorso per il ginocchio con doppia articolazione che abbiamo già visto e quindi la possibilità di andare oltre i 90 gradi. Abbiamo già parlato dell'articolazione delle caviglie e quindi ragazzi, io direi che per questo Batman è tutto. Poi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi, se l'acquistereste o meno, ma comunque per me risulta davvero un ottimo, ottimo pezzo. Ed eccolo a confronto con Iron Man ed il piccolo Tom Holland di Spider-Man No Way Home. Purtroppo, ragazzi, non ho altre figure DC con cui confrontarlo, quindi accontentiamoci di queste per il momento.
come possiamo vedere, altezza è praticamente pari, se non leggermente superiore a quella di Iron Man, mentre per Spider-Man purtroppo non c'è storia. Comunque, molto massiccio, guardate la corporatura di questo Batman a confronto con gli altri, è praticamente come se avesse un'armatura di Iron Man addosso, quindi bello, bello, bello. Ed eccoci alla conclusione della prima parte di questo video per questo Double Box. E quindi, ragazzi, che dire, il protagonista di questa prima parte, questo Batman, per me è un pezzo davvero eccezionale. So che dico sempre la stessa cosa, probabilmente, di tutti i miei pezzi in collezione, ma se li acquisto un motivo ci sarà. Comunque sia, è davvero ben fatto secondo me, mi ha sorpreso tantissimo. Sarà forse che non ho ancora nessun Batman in collezione, soprattutto nessun Batflex in collezione, ma adoro ogni singola parte di questo Batman. Avrei voluto, come vi ho detto nella apposita sezione, qualche dettaglio in più sugli accessori, però secondo me rimane davvero un bellissimo, bellissimo pezzo. Andremo poi, secondo me, intanto merita un bel 9,5. Poi andremo a fare la media con il voto di Superman, che vedremo nella parte 2 di questo video. E fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che ho acquistato la mia copia sul Colosso dei Nerd, e trovate sempre il link qui sotto in descrizione. Quindi ragazzi, ci vediamo con la parte 2.